Buongiorno dalla Valresia, bentornati e benvenuti sul canale. Siamo nel comune di Stolvizza, adesso ci troviamo nel parcheggio che porta su a Malcacot, che si dovrebbe raggiungere a piedi appunto in circa 10-15 minuti. Puntiamo per il bivacco Costantini e poi faremo un piccolo anello. E dopo circa 5 minuti dal parcheggio, eccoci già in vista della Malga, come vi ho detto 10 minuti, un quarto d'ora, secondo il passo per raggiungerla. Infatti molti vanno a pranzo parcheggiando giù, invece noi andremo in quella direzione. In lontananza si vede già il bivacco rosso, classico in lamiera, il bivacco Costantini, quindi saliremo in quella gola. Raggiunto il bivacco poi faremo un taglio tutto quanto traverso tutto superiore, raggiungeremo quella cima. E da quella parte inizieremo a scendere per entrare nella Malga. Giro previsto in circa 4 ore. Eccoci qui, siamo di fronte all'agriturismo Malcacot, qui di fronte a noi. Adesso andremo quindi a percorrere il 642, bivacco Costantini, da 1 ora e mezza da qui. Si potrebbe proseguire per Casella Canin. E il Monte Guarda, che è il monte che abbiamo fatto già anni fa, venendo dall'altra parte, dalla zona Lucea, salendo a Casera Calda. Superata da poco la Malcacot e giungiamo a questo trivio. Qui c'è la diretta per il Monte Guarda, noi invece andiamo a sinistra, 642, direzione ricovero Casella Canin e anche bivacco Costantini. A circa 10 minuti dalla Malga si arriva a questo incrocio. Non è un incrocio ufficiale, nel senso che il sentiero reale va a sinistra, ma c'è la possibilità di tagliare e accorciare per arrivare direttamente più velocemente al bivacco Costantini. Noi invece preferiamo andare qui a sinistra, anche per andare nel ormai abbandonato Berdo di Sopra, quindi andremo a visitare la zona e i ruderi. Ed eccoci arrivati a Berdo di Sopra. Ed eccoci arrivati all'incrocio alto. Allora, adesso giriamo a sinistra per raggiungere il bivacco, che ormai è qui di fronte a noi. Sulla destra invece poi torneremo indietro attraverso questo sentiero per raggiungere Forcella Predolina e chiudere il sentiero ad Anello, che ci porterà di nuovo indietro verso Malcacot. Ed eccoci arrivati al bivacco Costantini.
anche qua una viperella. Sì. Eccola qua, c'è ancora. È piccolina, eccola qui. Eccola lì, eccola lì. Qua, guarda, la vedi? La vedi? Ripartire, in bivacco abbiamo lasciato qualche adesivo con il nostro logo se qualcuno lo gradisse. Come abbiamo detto, il bivacco ha 12 posti letto, non ci sono i materassi comunque per tutti i letti, come anche i cuscini e anche le coperte. Coperte, credo che ci sia per 4 letti, c'è anche un piccolo cappello e qualche piccola stoviglia con la possibilità di accendere il fuoco all'esterno. Sul retro del bivacco da questa parte si può risalire per percorrere l'alta via, che comunque va tutta in cresta, che porta verso il Monte Canin, quindi Sella Nevea e Slovenia Bovec. La risalita avviene attraversando qui davanti queste rocce, poi costeggiando quella parete, risalendo fino a su in alto. Ed eccoci in chiusura. Non abbiamo soffrito il bivacco, abbiamo soffrito solo la zona esterna per mangiare un panino. Bivacco Costantini, questa è la zona esterna, quindi qua la possibilità di accendere un fuoco, legna è da fare più in giù, anche se la presenza più o meno è prevalentemente di pini mughi, e qui c'è un piccolo tavolo esterno. Adesso discesa, sentiero, salita, Forcella Predolina. A dopo. Lasciatoci il bivacco Costantino alle spalle, direzione opposta, e adesso stiamo girando per puntando alla Forcella Predolina. Scollinando dall'altra parte si scende a Casella Cal e poi verso le vallate d'Ucea. Day, 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 day.
siamo in cresta, lato Valresia con la Malga Cot, lato Ucea e Slovenia, quello potrebbe essere Lisonzo, non sono sicuro, ma dopo controllo sulla mappa, ma potrebbe essere, a giudicare dal colore e dalla parte dove passa, anche perché se dietro di noi c'è il Canin e anche Bovez, è da lì che nasce. Ceppo di confine, la parte più alta che toccheremo oggi. Proveniamo da quella parte, dietro quel pendio c'è il bivacco Costantina, abbiamo fatto tutto quel sentiero camminando qui in cresta, qui sotto Forcella Predolina, di là la Slovenia, di fronte a noi il Monte Guarda, giù di là Malga Cot e adesso procediamo in avanti, giriamo subito a destra per seguire quel sentiero in discesa. Giù per il tubo. Siamo in discesa nella parte del bosco, ci sono tanti bramiti di cervi. Proviamo a scendere piano senza fare troppo rumore per vedere se per caso riusciamo e abbiamo la fortuna di incrociarne qualcuno. Ed eccoci arrivati e rientrati a Malga Cot. Ancora 10 minuti saremo in auto e termineremo il nostro giro di oggi. Varresia, Stolvizza, Bivacco, Costantini. Cuccia. Ma lo yogurt non ce l'hanno mai? No, lo yogurt non lo fanno, fanno ricotta affumicata, ricotta fresca e formaggio. Se c'è la ricotta fresca la prendevo che loro due piacevano, ma dato che l'ha finita. Thank you.
ore 17:15, siamo di rientro all'auto. Alla fine dell'anello abbiamo percorso circa 8 km con 650-670 metri di dislivello, perché dal bivacco poi siamo saliti ancora verso il monte Guarda, anche se abbiamo raggiunto solo la Forcella e poi l'incrocio. E un giro che in movimento richiede circa 3 ore e mezza, noi ci abbiamo impiegato 5 ore qualcosa con le pause. E la malga era abbastanza piena di gente con tanti tavoli riservati, ancora c'è su qualcuno, abbiamo chiesto, dovrebbe rimanere aperta fino al 2 di novembre. Come al solito vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale, seguirci, attivare la campanella, mettere un like, un vi piace, appunto, se avete gradito quello che avete visto. Quindi l'iscrizione non costa nulla, ci supportate, ci aiutate ad andare appunto avanti con i video e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. E allora vi salutiamo, ciao da Sofia, Simonetta e Giuseppe, alla prossima, ciao e anche blu.